Laddove è possibile, possiamo ricorrere all'ellissi. Possiamo cioè tralasciare un elemento della frase che può essere facilmente ricavato dal contesto. I sostituenti, come dice la parola stessa, sono parti del discorso che si possono usare per sostituire elementi della frase che non vogliamo ripetere. I sostituenti possono essere grammaticali, per esempio i pronomi di vario tipo, e lessicali. I sostituenti grammaticali più comuni sono i pronomi personali e gli aggettivi possessivi. Il pronome relativo è un altro sostituente molto importante e molto utile. Esso sostituisce un nome o un altro elemento della frase che lo precede e collega due frasi istituendo un rapporto di subordinazione. Nel primo periodo abbiamo due frasi separate dal punto fermo e poste l'una accanto all'altra sullo stesso piano. Notiamo la ripetizione della parola amici. Nel secondo esempio, le due frasi risultano invece collegate dal pronome relativo che sostituisce amici e collega le due frasi in un rapporto di subordinazione. Vediamo ora i sostituenti lessicali. Sono i sinonimi, gli iperonimi, le parole di significato generico, le perifrasi o definizioni. Seduta è un sinonimo di riunione. Dichiararsi è un sinonimo di esprimersi. I termini condividono la stessa area di significato, ma non sono mai del tutto equivalenti. Per non ripetere tigri possiamo usare felini, che è un iperonimo, cioè un termine di senso più generico che comprende il significato della parola sostituita. Il fatto è un termine che possiamo usare per non ripetere incidente. Rispetto a incidente, fatto è generico, perché può indicare qualsiasi tipo di evento, non solo un incidente stradale, ma anche, per esempio, un omicidio. Invece di ripetere i promessi sposi, posso usare una perifrasi o definizione come il romanzo storico di Manzoni.